Shavuot Tov. Buonasera a tutti. Vorrei dedicare questa lezione, questo shiur, alla memoria del padre della mia grande amica sorella, che è fascito, che è morto mercoledì, anzi giovedì mattina. Moshe ben Asher, un'anima pura, un'anima di un sopravvissuto campo concentramento, un personaggio che ha sofferto tantissimo nella sua vita, è venuto in Israele per iniziare di nuovo, iniziare una famiglia, ha creato dei figli bellissimi, ha vissuto a vedere i suoi nipoti, che sono grandi, grandi. Ed è andato via con la parasha dell'inizio. Allora, quelli che mi seguono già da tempo sanno che una delle cose molto, molto importanti è che noi viviamo con la parasha della settimana, della porzione, del capitolo della settimana. E noi iniziamo la nuova lettura della Torah. Abbiamo finito questa settimana con Simchat Torah, con l'inizio nuovo. Abbiamo già letto il martedì, ma oggi è veramente la prima lettura di Bereshit. È un tempo difficilissimo per me personalmente, perché domani, in verità, inizio a rifare la mia vita e prendere le mie cose, vendere le mie cose, cercare di trovare un modo per mettere insieme la mia vita, per venire in Italia, per iniziare ancora, per creare un sogno che vive da tanto tempo nella nostra vita piccolissima, nel confronto al Bereshit, che è la creazione del mondo. Il momento dove Dio ha guardato dentro la Torah, che precede ovviamente la creazione di 2000 anni, e lui ha deciso di creare un mondo, di creare una natura, un cielo, i firmamenti, un uomo, una donna. Ha dato tutto quello che noi vediamo e non ci pensiamo a noi. E ha detto: questo è tutto per te. L'unica cosa che tu non puoi fare è di mangiare
dell'albero della sapienza. Hai un giardino? Io ti ho dato la possibilità di tutto. Una vita, un marito, una moglie, un uomo e una donna. L'unica cosa, una cosa, non devi mangiare dal albero della sapienza. Questo è già un inizio. E con una mitzvah, con un comandamento, l'uomo non ha potuto astenersi di quello che lui è. Perché dall'inizio c'è il bene, Yetzer HaTov, e il male, Yetzer HaRa. E noi entriamo così nel mondo. Ci sono tantissime ragioni perché la Torah inizia con la seconda lettera dell'alfabeto ebraico. La prima lettera è un Aleph e la seconda lettera è un Bet. E ci sono tantissime spiegazioni perché Dio ha scelto non la prima lettera per iniziare, ma la seconda. E io li so. Lo so tanti di quelle ragioni. Ma quello che mi ha colpito più di tutto è una spiegazione del Rebbe di Lubavitch nel Likutei Sichot, volume 15, pagina 326. E lui dice, e come sapete voi, le opinioni miei sono i miei, ma quelli che io prendo sono direttamente dal Chumash Gutnik. E adesso siamo ovviamente nel primo libro del Vecchio Testamento, l'inizio, e la spiegazione della lettera è molto molto impressionante. E Rebbe dice, basicamente, il studio della Torah è una paradossa, perché da una parte è un'azione buona, una mitzvah, che va a connettere la persona a Dio, come tutte le cose buone che noi facciamo, e la persona deve essere sapiente di quella connessione. Dall'altra parte, se tu inizi a pensare a Dio mentre che tu leggi e studi, e allora non puoi studiare e concentrarti come devi. Allora il Rebbe dice che la soluzione di questo problema si chiama preparazione. E quello vuol dire che prima di aprire il libro, una persona deve prendere un paio di momenti, riflettere del suo studio. Perché nel momento che tu entri nella sapienza di Dio, e la Torah è la sapienza di Dio condensato in una forma umana, ma nello stesso momento è una connessione tra te e tra Dio.
Allora è cruciale che una persona prima di iniziare a leggere, studiare la Torah, si deve preparare e connettersi a quello che sta facendo. E per questo motivo la Torah inizia con la lettera Bet invece della lettera Aleph, per darci un pensiero che quello che studia o lo studio è solo la seconda fase del lavoro. La prima fase del lavoro invece è prepararsi per le brachot, le benedizioni che verranno dallo studio e entreranno nella vita della persona. E allora così il Talmud di Gerusalemme insegna che il Bet all'inizio della Torah ha da fare con le benedizioni. Nell'ebreo la parola per benedizioni è bracha. Bracha inizia con Bet. Allora, per noi che iniziamo adesso con lo studio della Torah, chiediamo a Hashem di mandare a noi con questo studio ogni settimana le benedizioni di Hashem. Voglio un momento parlare di quello che è la morte e l'inizio. Perdere un amico, perdere una anima vicino, sapendo, conoscendo la famiglia e la sofferenza della famiglia, come tutti noi soffriamo per la perdita di qualcuno che noi amiamo. Se prendiamo in considerazione che Moshe ben Asher è andato via di noi, preparandosi per un nuovo inizio, perché nella religione ebraica noi crediamo e noi sappiamo e noi ci prepariamo nella vita per una vita che viene, che si chiama Olam Haba. E tutti le azioni buone che tu hai fatto nella tua vita ti seguono. Attualmente lo Zohar dice che vengono di fronte alla tua barra per accompagnarti nella tomba e aprire la strada per arrivare al Olam Haba. Quanto è difficile è anche una bracha, è anche una benedizione quando una persona soffre o ha sofferto tantissimo con una malattia molto grave.
E allora, per seguire questo pensiero, abbiamo questa parasha, l'inizio del mondo, inizio del viaggio dell'uomo, la creazione dell'uomo, quello che Dio ha invisionato come una parte ovviamente di se stesso, perché il tribunale celeste ha deciso di fare il uomo come un'immagine di Dio. E allora noi tutti siamo fatti nella immagine di Dio e abbiamo dentro di noi una scintilla di Dio. Ma dall'inizio, come noi sappiamo, c'è il male che immediatamente prende il uomo, e qui abbiamo il discorso di Chava, di Eva, che viene preso dai discorsi del serpente, che il serpente dice: ma pensi che tu vai a morire se tu mangi dal albero della sapienza? Non hai bisogno di pensare, perché l'unica cosa, Dio non vuole che tu diventerai come lui, e tu sarai come un Dio. E questo serpente sta dentro di noi sempre. Non è una cosa nuova, perché con le azioni mali che noi facciamo, questo serpente è vivo continuamente. Ma Dio, nella sua grande bontà, dall'inizio ci ha veramente dato la scelta. E perché Chava, Eva, ha detto: io mangio, do da mangiare anche il mio marito? Non devo farvi sapere la storia, come lei è nato dalla costola di Adamo, ma il serpente ha fatto un discorso molto notevole. L'ha convinto, lei ha mangiato, dato mangiare agli animali, dato mangiare al suo marito, e si hanno aperto gli occhi. Quando si aprono gli occhi e si vedono le persone davvero come sono, non magari come tu hai pensato, ma la verità, chi sono. E allora tu puoi vedere il serpente lavorando continuamente, perché è molto più facile di prendere la frutta, di mangiarla, e dopo tu vedi che tu sei nudo. Gli occhi sono aperti e tu vedi quello che hai fatto. E allora a questo punto devi prendere responsabilità di quello che tu fai. E per le persone in generale è molto difficile di prendere responsabilità di quello che fanno. Ma già dall'inizio, dal primo momento, noi vediamo che
è dentro il potenziale dell'uomo di fare una cosa del genere. E Dio chiama Adamo e Adamo lo dice: non ti posso parlare perché mi sono nascosta. E Dio dice: perché? Perché non ho, sono nudo. E Dio lo chiede: ma hai mangiato dall'albero della sapienza? E Adamo dice: la donna me l'ho dato a mangiare e a lei il serpente l'ha dato a mangiare. Allora, qui c'è già, non sono io, è un altro, è un altro, è un altro. E la mia responsabilità è una, ma noi sappiamo la storia, non è un granché. E allora Dio, si hanno fatto, quando gli occhi si hanno aperto, si hanno fatto delle, si hanno coperti con l'albero dei fichi, e io ho visto un bellissimo fico, un albero di fichi in Taranto con le ali grandi, 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 e oggi ho pensato a questo albero e mi sono messo nella posizione come erano loro per coprirsi. Ma noi ci copriamo con altre cose che sono bugie. Qui non c'era la possibilità di una bugia, ma Dio ha già capito quello che è l'uomo, e alla fine della parasha lui già ha visto generazioni e vuole già distruggere il mondo perché c'è così tanto che è arrivato, che era già all'inizio, dall'inizio male. Allora, perché già nel primo capitolo della Torah si parla di bugie, di fare le cose non giuste, di una violenza, perché c'è un omicidio tra Caine e Abele. Ovviamente una ragione per questo omicidio è perché Dio ha accettato una offerta bella e non è accettato una offerta che non era del primo frutto, che era messo così, senza veramente pensare che quello è importante di portare a Dio le cose migliori, non le cose buttato così. Allora, 7 giorni, o mettiamo 6 giorni, di creare il mondo. Il settimo giorno Dio fa Shabbat. Lui prende il giorno per Menucha, per restare di tutto quello che lui ha fatto, e lui ha dato all'uomo questa possibilità di lasciare tutto andare, anche quando è morta una persona, Shabbat si deve alzarsi
della Shiva. La Shiva è sono 7 giorni di ricordare, di prendere la vita di questa persona e di piangere e di soffrire. Ma quando viene Shabbat, tu devi alzarti, tu devi mangiare, tu devi fare tutte le preparazioni per Shabbat, perché Shabbat è più grande della morte. E il desiderio di Dio è più grande di quello che noi pensiamo è il nostro luto. Per il momento. E noi dobbiamo alzarsi, dobbiamo fare Shabbat e subito dopo Shabbat, quando esce Shabbat, dopo il tramonto, noi possiamo iniziare ancora. Ma ci sono dei ragioni per tutte le cose. Allora, abbiamo parlato di perché. Già nel primo capitolo della Torah ci sono delle cose così tanto brutto. Perché Dio dall'inizio sa quello che ha creato. Ma probabilmente, non posso dire, ma probabilmente lui si è pentito quando ha visto come si comporta l'uomo e come ogni cosa che lui fa diventa male. È una cosa veramente difficile di capire. Come un Cain che ha ucciso il suo fratello parla con Dio e dopo si decide, perché Dio l'ho detto tu, vai a camminare per il mondo, non vai a avere la pace, ma vai a camminare. Ma io ti proteggo che nessuno ti va a uccidere, perché in realtà lui diventa il primo Baal Tshuva, il primo personaggio che ritorna al Dio. E questo è una cosa molto importante, viene anche dal Rebbe, a volume 35 del Likutei Sihot, pagina, volume 35, 7-9, non dice una pagina. Allora, qui abbiamo la prima cosa è che lui si confessa, la seconda cosa è che lui va messo in esilio, fuori ovviamente della famiglia, tra virgolette, e lui cerca di creare azioni positive. Perché un Baal Tshuva, Baal Tshuva, è una persona che non era religiosa e dopo torna a Dio. E la tentazione di un Baal Tshuva è sempre di regressare a quello che era la sua vita in passato.
E allora, per esempio, io sono nata religiosa, ero sempre. Quando siamo venuti in America, ho lasciato assolutamente tutto, volevo essere come tutti gli altri, ho lasciato per tanto tempo. E 20 anni fa sono ritornata a essere quello che dall'inizio ero davvero. E allora anch'io sono una Balaciuva, ovviamente ebrea di nascita, ma ho lasciato per un tempo abbastanza grande. E ci voleva una cosa molto, 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 molto difficile, che era la morte della mia figlia, Alea Shalom, per capire e ritornare alla strada di giustizia con Hashem. E questa strada non è una strada facile, è come ci dice la Torah, Dio è misericordio, vuole solo che noi apprezziamo a Lui, vuole che apprezziamo il mondo, vuole che apprezziamo quello che Lui ci ha dato, il sole, la luna, le stelle, il cielo, il mare, la natura, uno all'altro, il prossimo. Questi non sono storie. Il Vecchio Testamento non è una storia. La creazione non è una storia. E quando voi leggete e vedete le cose che succedono, voi vedete la vita vostra, la vita del mondo in ogni capitolo della Torah. Ho detto che alla fine sono nel capitolo 6, nel Maftir, l'ultimo, dove è scritto: e Dio ha visto le cose mali che ha fatto l'uomo e come questo diventa più grande e sta diventando più grande, e ogni pensiero che viene dal suo cuore, nel passando di un giorno, era assolutamente male. Ma Dio era consolato dal fatto che lui ha fatto l'uomo sulla terra e non nel cielo, perché se lui avesse fatto l'uomo nel cielo, avrebbe causato gli angeli a ribellare. Un concetto molto interessante, così scritto nella Torah. Dio ha deciso nel suo cuore di causare il uomo dolori. E Dio ha detto: io prenderò il uomo e lo porterò via quello che io ho creato nella faccia della
del mondo con l'acqua. L'uomo, tutto quello che ho creato sotto il cielo, perché io ho pensato che cosa devo fare con loro. E allora, ancora qui abbiamo il discorso del pensiero. Il discorso del pensiero è che il pensiero ovviamente viene prima della creazione. Dio ha pensato. Dopo il pensiero ha creato. E adesso, alla fine del primo capitolo, che ci dà una mitzvah, una cosa che dobbiamo fare è di moltiplicare e di essere come una frutta, che con i semi si moltiplica. Questa è la prima mitzvah una mitzvah positiva del primo capitolo. Ma dentro il primo capitolo è già la manifestazione di quello che sarà la dicotomia della relazione tra il uomo e Dio. Ma c'è sempre una cosa positiva, c'è sempre una via di uscita, perché l'ultima frase nella Torah, in questa primo capitolo della Torah, dice: ma Noè ha trovato favore negli occhi di Dio. Noè, ovviamente, è delle generazioni che sono già passate, e siamo al punto dove di tutte le persone del mondo, di tutto quello che Dio ha creato, di tutto quello che Hashem ha messo sul mondo, Noè era l'unica persona che ha trovato favore negli occhi di Dio. Ah! Trovare favore negli occhi di Dio. E la settimana prossima, ovviamente, Be'ezrat Hashem, con l'aiuto di Dio, ne parliamo di Noè e dell'arca e quello che era una promessa che Hashem ha fatto al mondo. Ma dobbiamo anche guardare, quando leggiamo, e fare un paragone. Dove siamo noi oggi? Che cosa stiamo facendo con il mondo oggi? Come pensiamo che Dio si sente guardando il mondo come è oggi, vedendo le cose orrende che uomo fa all'uomo, che uomo fa con il mondo, perché ogni momento Dio ricrea il mondo.
E ogni momento c'è una decisione del Kadosh Baruch Hu, del Onnipotente, di darci un altro momento di vita, perché lui ha creato, e come lui ha creato, lui può anche prendere. Allora, quello è l'inizio della nostra conversazione. Dio ha il diritto di prendere quello che lui ha creato. E quando lui si riprende un'anima, come l'anima di Moshe ben Asher. E allora noi dobbiamo dire, e noi diciamo nel Kaddish, che è la preghiera per i morti, che adesso si fa la famiglia per un anno, mentre l'anima sta viaggiando. E allora a questo punto si deve rendere conto dove e chi ha in mano la nostra vita, e di credere e di chiedere perdono e di ringraziare per ogni cosa, di credere e chiedere per forza, per sopravvivere i nostri dolori e la nostra sofferenza, e di darci la forza di fare le cose per bene. L'uomo dall'inizio ha la tendenza, ha l'inclinazione, ed è ogni giorno che noi dobbiamo veramente fare guerra contro l'intenzione male, la Yetzer Hara, la mala inclinazione, e scegliere il bene. Un inizio, una fine e un inizio. Io vi auguro una buona settimana, un inizio con buone scelte, perché la Parashah, il capitolo Bereshit, è anche un momento di prendere le decisioni per il prossimo anno. È quello che dobbiamo fare, quello che prendiamo su di noi, di dare a Dio per tutto quello che lui ci dà. E allora, con questo, prego anche a voi di mettere una preghiera per me, perché sto in una situazione abbastanza difficile nel mio inizio. Domani iniziano le varie esami per quello che non sta bene con me, e il lavoro di vendere delle cose e dare via delle cose che ho portato con me
è alleggerire, diciamo così, il mio pacchetto e di cercare di rinforzare tutto quello che sono le mie intenzioni buone. Io vi ringrazio, come sempre, per tutto quello che voi mandate a me, per le vostre benedizioni, per veramente l'amore che voi mi date attraverso i commenti, attraverso le telefonate, attraverso i messaggi. E iniziamo insieme di prendere le decisioni buone per uno o l'altro e di amare il nostro prossimo come noi stessi. Statemi bene e una buona, buona settimana a tutti.